abbiamo più volte detto che è unica tappa delle Frecce Tricolori quest'anno sul Tirreno, unica tappa in Toscana, è però un ritorno. L'ultima volta qui era il 2004, quando le Frecce Tricolori vennero nella città di Livorno, e consentitemi una brevissima parentesi personale, in quanto nel 2004 era proprio il mio anno di ingresso in questa meravigliosa squadra, quindi io quella volta mi trovavo a terra, appena arrivato, a godere dello spettacolo veramente da neofita. Sono uno dei più fortunati, se vogliamo, perché ho avuto la possibilità di continuare e volare prima come gregario e poi da capoformazione. Oggi mi trovo dopo 11 anni di nuovo a terra, però ovviamente con una consapevolezza ben diversa, a dirigere la squadra da terra. Sindaco, lei ha fatto riferimento a dedizione e passione, ecco, anche qui permettetemi due parole su quello che è il compito delle Frecce Tricolori, in quanto siamo una tessera dell'ampio mosaico di tutte le realtà dell'aeronautica militare, con il compito di promuovere la professionalità e le capacità di tutti gli uomini e le donne dell'aeronautica militare, ma io estenderei anche a tutti coloro che come noi hanno fatto una scelta molto importante, che è quella di servire il nostro paese. Quindi questa è un'occasione sicuramente di festa, attraverso uno spettacolo, se vogliamo, unico, riusciamo ad avvicinare il grande pubblico al mondo del volo, alla cultura dell'aeronautica, però non soltanto per promuovere la Forza Armata, ma anche per valorizzare il territorio e, perché no, cercare anche di stimolare le nuove sinergie. Direi da qui l'altro accenno che abbiamo fatto ai ringraziamenti. Veramente dobbiamo ringraziare tantissimi attori, è stato e sarà un gioco di squadra, quindi io mi unisco e sono ben consapevole, alla luce delle 200 e oltre manifestazioni che ho fatto, di come sia difficile sedersi sullo stesso tavolo con un unico obiettivo. Però ecco, dobbiamo tutti quanti promuovere questa capacità di fare squadra, che direi deve essere un po' l'ambizione, il punto di arrivo per tutti quanti. Oggi le prove, oggi le prove a partire dalle 17:17, poi il direttore della manifestazione ovviamente darà tutti quanti gli orari. Il caldo non è un fattore, se vogliamo, soltanto per il pubblico che si appresterà a vedere lo spettacolo da terra, ma anche per tutti quanti i piloti, in quanto sì, accennavamo alle emozioni in volo. Durante il volo, che può durare dagli 8 minuti di un display dell'Eurofighter ai 25 minuti delle Frecce Tricolori, ecco, richiedono tantissima concentrazione, e la temperatura ovviamente va ad inficiare quelle che sono le prestazioni dei nostri aeroplani. Infine consentitemi di ricordare a tutti quanti che il 2015 è un anno speciale per le Frecce Tricolori e per tutta l'aeronautica militare, in quanto quest'anno noi festeggiamo 55 anni di storia di acrobazia aerea collettiva, che culmineranno proprio il 5-6 settembre a Rivolto, giornate in cui la base aerea sarà aperta a tutto quanto il pubblico che accorrerà dall'Italia e anche dall'estero, per assistere a uno spettacolo garantito da 11 pattuglie acrobatiche totali, più tutti gli assetti ovviamente dell'aeronautica militare, che cercherà di far vedere al pubblico tutte quelle che sono le funzioni alle quali dobbiamo assolvere. Quindi buono spettacolo e buon divertimento.